esercizi proposti nei workout, infatti, coinvolgono in maniera globale tutti gli stretti muscolari e articolari specifici di questa disciplina. Nei workout sono presenti esercizi che utilizzano il metodo di allenamento primitive functional movement, prettamente a corpo libero, e l'utilizzo di flow bag e flying suspension training. Inizieremo con una fase di warm-up basata sul sistema di allenamento Primitive Functional Movement, in cui alterneremo esercizi di mobilità articolare con esercizi di impostazione della box position, tipica posizione in cui si trova il nostro corpo nella fase di caduta libera, previo posizioni specifiche del lancio preso in esame. Continueremo con una fase centrale del workout, eseguendo movimenti che coinvolgono lo skydiver nel lavoro relativo di squadra e nella posizione del sit fly nel free fly, con il coinvolgimento non solo del piano trasversale ma anche delle relative capacità coordinative, con particolare riguardo alla stabilità. Dedicheremo grande importanza all'esecuzione in un tempo limitato, precisamente da un minimo di 30 secondi ad un massimo di 50, in base al grado di difficoltà scelto per eseguire il workout, affinché il paracadutista mostri il massimo della prestazione sul piano coordinativo. Nel workout sono presenti esercizi per migliorare la tecnica dal punto di vista atletico, per la fase di attacco e virata finale contro vento e la fase di atterraggio. Un saluto dalla Drop Zone di Pontecagnano Salerno e buona visione!